Uomini e donne, ecco chi ha scelto Matteo Fioravanti, petali rossi, anche per gli over. Come di consueto, anche questo ultimo fine settimana si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Questa volta è stato uno dei tronisti a stupire tutti quanti, redazione compresa. Infatti nemmeno Maria De Filippi e tutti i suoi collaboratori erano a conoscenza del fatto che Matteo Fioravanti avrebbe fatto la sua scelta. E sì, proprio così, il giovane tronista ha deciso di concludere anzitempo il suo percorso nel programma, scegliendo di uscire insieme a Noemi Baratto. Era chiaro che la corteggiatrice lo avesse particolarmente colpito, ma certo non si aspettava che lo avesse stregato a tal punto da voler concludere così presto la sua avventura. A quanto pare però Matteo ha le idee chiare e pertanto ha preso in contropiede tutti, seguendo il suo cuore. Secondo quanto riportato dalle fonti scovate sul web, la registrazione è cominciata con l'eliminazione delle altre due corteggiatrici di Matteo, ossia Valentina e Francesca. Una decisione presa in seguito a un'esterna particolarmente intensa effettuata con Noemi, dove pare che il tronista abbia anche pianto. Sempre secondo il sito di anticipazioni, in studio era presente anche l'autrice del programma, Raffaella Mennoia, per presentare il suo libro. Proprio la donna, vedendo l'impatto emotivo che l'esterna aveva avuto su Matteo, avrebbe consigliato al tronista di anticipare la sua scelta. I sentimenti di Matteo erano ormai chiari e pertanto la Mennoia non ha potuto che incoraggiare il tronista, il quale non si è certo fatto pregare. Noemi avrebbe risposto di sì e pertanto in studio non poteva mancare una cascata di petali rossi. La corteggiatrice, con i suoi capelli ricci e lo sguardo sincero, ha stregato a tal punto il tronista da indurlo a voler vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Di lei non si sa molto. Le uniche informazioni sul suo conto fanno sapere che è della Campania e spesso lavora come modella per dei servizi fotografici. Ora, alla luce delle anticipazioni, non resta che attendere la messa in onda della puntata per assistere a questo romantico momento. Ricordiamo che molto probabilmente la puntata verrà trasmessa su Canale 5 tra qualche giorno. Prima della scelta di Matteo, i telespettatori vedranno la cacciata dell'altro tronista Gioele Milan, avvenuta nella registrazione di qualche settimana fa. Un momento anche questo molto atteso dal pubblico. Sempre le anticipazioni relative all'ultima registrazione segnalano l'assenza in studio della dama Isabella Ricci. Un fatto che sta facendo preoccupare i fan, visto che non è noto il motivo della sua mancata partecipazione. In molti sospettano che la donna abbia deciso di lasciare il programma dopo gli ultimi attacchi ricevuti anche da Gianni Sperti. Non è dato sapere se sia così o se la dama non abbia potuto presenziare a causa di impegni lavorativi. Solo con le prossime registrazioni si scoprirà se Isabella continuerà a sedersi nel parterre del trono over. Intanto anche due protagonisti del filone senior di Uomini e Donne regaleranno un'emozione al pubblico. Anche per loro, come successo poco prima per Matteo e Noemi, ci sarà una cascata di petali rossi. Stiamo parlando del cavaliere Antonio e della dama Angela. Pare che Antonio, nel corso della registrazione, abbia dichiarato il suo amore alla donna. I due quindi avrebbero deciso di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi per viversi la loro storia lontano dai riflettori. Finalmente l'amore trionfa in quelli Uomini e Donne. E voi cosa ne pensate di queste due nuove coppie nate nel programma? Dureranno? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.